Care amiche e cari amici, ben ritrovati ancora una volta nei Vivai Le Georgiche. Oggi siamo qua con una vera campionessa, se ci seguite sui social ormai la conoscete benissimo, ma perché non darvi qualche informazione in più, qualche dritta un pochino più precisa per coltivarla al meglio. Stiamo parlando della bellissima Begonia Maculata. È una pianta che non ha bisogno di presentazioni, sicuramente il plus di questo bellissimo individuo è la sua foglia con questa maculatura polka dots, questi punti bianchi su lamina verde e tra l'altro il retro della foglia invece di questo color rosso quasi ramato. È anche apprezzata per la sua fioritura, è un'infiorescenza con dei fiorellini bianchi che virano a volte a rosa, ma diciamo che pur essendo bella è sempre messa in secondo piano dalla spettacolarità della sua livrea fogliare. La pianta della begonia maculata appartiene ovviamente alla famiglia delle begoniacee, è originaria delle zone tropicali del nostro pianeta e tra l'altro è stata classificata per la prima volta da un ricercatore italiano, quindi viva l'Italia. Coltivare la begonia maculata è molto semplice, infatti è una pianta che consiglio anche ai pollici meno verdi. Per quanto riguarda l'esposizione luminosa, la posizione ideale è quella di luce non diretta, quindi una posizione luminosa ma schermata. Per quanto riguarda le temperature, teniamo sempre presente, come dicevamo, è una pianta che proviene dalle zone tropicali del nostro pianeta, quindi si adatta benissimo alle temperature dei 18-25 gradi del nostro appartamento. Sotto i 15 gradi comincia ad avere un pochino di problemi. Il mio consiglio è fargli prendere sempre un pochino di aria aperta durante la stagione primaverile estiva, portiamola pure fuori o per periodi prolungati, ma basterebbe anche qualche ora al giorno, la vedrete veramente rinascere. Per quanto riguarda le bagnature dobbiamo prenderci un pochino la mano, ma non è difficile gestire l'acqua della begonia maculata. Il mio consiglio è quello di attendere sempre che i primi 2-3 cm di terreno siano asciutti prima di somministrare nuova acqua. Quando lo facciamo diamola con parsimonia, è inutile mettere un litro di acqua dentro un vaso ad esempio di queste dimensioni. Basta un bicchiere di acqua per riportare un'umidità abbastanza omogenea in tutta la zolla di terra, evitando sicuramente il ristagno idrico e scolando l'acqua in eccesso che va a depositarsi nel sottovaso. Se avete qualche dubbio circa la bagnatura, meglio aspettare che si asciughi un po' di più che non bagnare troppo, questo potrebbe portare sì delle problematiche di marciumi all'apparato radicale della pianta. Un buon terreno per la begonia maculata, per il suo rinvaso, deve avere sicuramente delle particelle grossolane di pomice, di argilla espansa o di lapillo, per favorire all'interno del contenitore un corretto drenaggio dell'acqua. Se non volete costruirvi una miscela da voi, trovate il nostro terriccio Flora & Pot per piante d'appartamento che abbiamo costruito appositamente per questo genere di piante. Per quanto riguarda la concimazione, anche con la begonia maculata consiglio di effettuare delle concimazioni regolari anche durante i 12 mesi dell'anno. Se proprio volete potete un pochino sospenderle durante novembre, dicembre, gennaio, quando la pianta è un pochino più ferma. È buona cosa anche dimezzare le dosi da etichetta del vostro concime. Io ad esempio utilizzo un concime liquido per piante verdi. Se volete propagare la vostra begonia maculata potete farlo tagliando delle talee, talee erbacee, quindi prese dai rami un pochino più teneri, più giovani, possono essere fatte radicare anche in acqua e poi le potete spostare una volta che le radici sono un po' più sviluppate in un terreno come quello di cui abbiamo parlato prima. Per avere sempre una pianta bella compatta come questa possiamo anche operare con un pochino di potatura, sicuramente la rimozione dello sfiorito, quindi quando l'infiorescenza è esaurita andiamo ad asportarla. E poi durante le stagioni, magari dopo la primavera, all'inizio dell'estate o alla fine dell'estate, possiamo andare a ricompattare un attimino la pianta facendo una potatura di ritorno leggera sui rami, scendendo di qualche internodo. In questo modo favoriremo l'accestimento della pianta. Bene, finisce qua questa breve panoramica della bellissima begonia maculata, una pianta che potete trovare sicuramente su venditapianteonline.it nei Vivai Le Georgiche. Vi viene spedita con Corriere Espresso in garanzia fino alla consegna alla vostra casa. Trovate anche tutti i prodotti per la sua cura e coltivazione, prodotti di cui abbiamo parlato. Ve li rimetto nell'articolo che abbiamo scritto nel nostro blog, lo trovate linkato qui sotto. Ci sono anche altre informazioni un pochino più approfondite
mi raccomando, andatevelo a leggere. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, mi raccomando iscrivetevi al canale, stanno arrivando a bomba altri bellissimi video su un sacco di piante interessantissime. Io vi ringrazio per l'attenzione, alla prossima!